zona rossa di oggi non è più quella della scorsa primavera, ma questo lo ha deciso il governo nazionale e noi abbiamo recepito per intero il DPCM apportando qualche piccola misura restrittiva. Sulle scuole avevamo ragione, anche la magistratura ha ritenuto necessario far tornare i ragazzi a scuola. Noi avevamo e continuiamo ad avere la DAD per gli studenti di scuole medie e superiori. Alla fine del mese rivedremo i parametri. Siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento. Le città, tra l'altro, sono molto trafficate, soprattutto Palermo. Sì, basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza, perché poi la stragrande maggioranza ha capito di dover rispettare le norme e le regole. Quindi siamo preoccupati, è chiaro che il diritto alla vita è prioritario. Se il contagio non dovesse abbassarsi, noi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive, d'intesa con il governo nazionale, naturalmente l'abbiamo sempre cercata in questo senso, e non escludo si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera.